Negli anni 80 noi infatti ci stavamo qui vicino, e cacciò io la ragazza mia donna, tutti i giorni con le borse di fuori, e il supermercato privato dopo di ogni, ancora sono i suoi, a quell'affitto che dice, ha fatto al monte, ha fatto carro, aveva capitalizzato, Guantanamo, a 75 anni, e mio nipote lo trovò alla porta di Marco. Ma perché? Ce l'ha accorti davanti? E insomma, vanno... Bangkok, sì. Che faceva Bangkok? Io non lo sapevo, io faceva mai. Quando andò a vacanza a Russia, gli dissi, Carlo, ma c'era vacanza a Russia, comunque ci sei seguito. Ci dico, con la tua donna? Dici, no, ci ho tutta la misura, perché spendo metà ne metto il doppio. Vai, allora? E insomma, capirai, sono mercato, e spiegano questi ragazzi, quelli commessi che c'erano, questi ragazzi qui, ci cioè, dovete stare, anche perché svegliati un pochino. C'è state tutti imbambolati, aspetta che la donna le pigli, quell'altro che le pigli. Cioè, cercate un pochino le imbottiglie, le persone, di appiccicargli qualcosa, no? Allora, capitano una, dice, buongiorno, dice, lei ci vuole qualcosa, ce la deve aiutare? Dice, sì, dice, io dice, volevo, dice, il vetrine. Dice, vale, qui, ci do il vetrine, dice, la vetrine. E questo ragazzo va là, verrà il figlio a vetrine, e pronto. Dice, ma scusi, ma io ho chiesto, dice, e vetrine? Ce ne viene anche pronto, dice, ascoltici. Lei lì che pulisce il vetro, entra più aria, più luce. C'è il tavolo contro luce, c'è la polvere che fanno pulisce. Dice, sì, ha ragione, lui va, via che è pronto, va bene. Arriva un altro, lasciò le capirai, era dietro che lo guardava, dice, ma questo è forte, c'ho la voglia di dire, arriva un altro. Dice, buongiorno, dice, io vorrei il pronto. Questo ragazzo va là, pronto a vedere i vetrini. Dice, ma io ti sto pronto, ci ascolti. Lei pulisce il tavolo, col pronto, nel guardarlo contro luce, vede che dopo la luce la finestra, che la finestra è sporca, c'è più piove anche, dice, che faccio la pulisce. Cioè, viene anche vetrini, le finestre, che fanno piglio. Dice, va bene, piglio vetrini, pronto, porta via. Arriva la terza, dice, buongiorno. Dice, lei che voleva, dice, voleva un pacco di assorbenti, questo ragazzo va là, un pacco di assorbenti, vetrini pronto. Ma io dice, ci ho chiesto, ci ascolti, è venerdì, c'è il giorno di festa, alle mestruazioni, trombare un tromba, a me fare le pulizie.